Utilizzato i poteri sulla luna, ma mai nello spazio profondo. Qui si fluttua di più. Io sto nuotando. Su, coraggio. Vento da super gufetta. Wow! Wow! Raggi felini. Vediamo se il mio scudo funziona. Scudo da super... Siamo nei guai. Ci serve aiuto. E che in qualche modo genera il forte campo magnetico. Una scatola di alimentazione. A che serve? Ha detto che vuole che usiamo insieme i nostri poteri. So quell'affare! Che è collegato al nostro quartier generale. Ai tuoi ordini, Pigia Robot. Tutti insieme. Super Pigia Poteri! Cos'è? Serve al padrone per ritrasformare Pigia Robot nel suo mini bot senza cervello. Ma noi non gli permetteremo di farlo. Presto, prima che distrugga tutto! Aspetta, magari possiamo fare un po' di riprogrammazione anche noi. Sta giù e fa finta che Romeo ti comandi. Padrone! Serpenti sibilanti! Che cosa gli hai fatto, Romeo? Niente di che. Ho hackerato il suo sistema per fargli fare quello che dico io. Per sempre! Poi mi darà l'accesso a tutti i segreti del vostro quartier generale. Sempre che non ti fermiamo prima! Ah! Ah! Super Gecko mimetismo! Troppo tardi, Pigia Pest. Fatevene una ragione e avete una palla al piede! Fanno troppo ridere questi giochi di parole. Robot, aiutami a sconfiggere quelle pesti. Ora che ci penso, aiutami anche tu, Minibot. Sì, padrone. Ehi! Che cosa succede? È ora di ripagarti, Romeo. Pensavi di esserti ripreso Pigia Robot, ma lui si è impossessato del tuo laboratorio! Robot! Aiutami! No, non mi hai aiutato quando stavo male. E io sono molto colpito da come le Pigia Pesti sono gentili con il loro robot. Prova a essere gentile con me, testa di ferro! No, finché non fai qualcosa di carino per me. Ti prosciugo le batterie! No, qualcosa di carino. Ti butto nel mucchio della spazzatura! No! Qualcosa di davvero carino. Caro vecchio robot. Giusto! E caro vecchio Pigia Robot, siamo felici che tu sia tornato. Forse non vogliono essere lupetti. È quello che sto cercando di dire. Tornate ad essere dei ninja, subito! Strillare in quel modo non serve a niente. Prova a essere gentile, come noi. Allora, noi vogliamo che siano i normali ninja di sempre, giusto? Allora ricordiamo loro quanto sono bravi e quanto è bello essere un ninja. È il momento dell'eroe! Ricordate il vostro ninja interiore! Fare la mossa... ali del colibrì! Artiglio rotante di tigre! Lancia di serpente! A mano. Scusa,
scusate se vi abbiamo trattati come cagnolini. Voi siete un'altra cosa. Voi siete ninja, ricordate? Ehi, finitela, lupi mini ninja! Voi prendete ordini da me! Vita ninja! Ehi! Lupi mini ninja, fateci scendere! Complimenti! Bravi, mini ninja! Complimenti! Come sarebbe io? Liberatemi subito, sciocchi mini ninja! Eh sì, sono di nuovo dei mini ninja! Ma non per questo devono sopportare la tua prepotenza! Obbedite al vostro padrone! Sono sicuro che alla fine torneranno con te, se li tratterai bene! Mai! Ehi! Super Pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Una gufetta, un piccolo geco, in pratica uno zoo tutto mio! Direi che mi manca solo un bel micetto! Ma ne faccio a meno! Ne ho abbastanza di cuccioli per giocare! Devo salvare i miei amici! Ma come? Vuoi che lanci il bastone? Ah, cani! Ah, però... forse giocare un po' con te è il piano ideale! È incredibile quello che sto per dire, Ruffles! Ma è il momento degli eroi! Prendilo, Ruffles! Prendilo! Super gatto velocità! Ehi, Lunetta! Sono qui! Ehi! Ah, bravo, cagnolino! Che bravo! Bravissimo! In fondo i cani non sono così male! Carini, ma credo che qui ci sia bisogno di aiuto. Scusate. Tanto non mi servite. A me restano gli altri tre cagnolini. Ma dove sono finiti? Lupetti, ora tocca a noi. Hip hip hip. Anche lei ora diventerà un vero lupo? No, questo non è giusto! È il momento dell'eroe! No! Forse chiamato inutile lattina? In realtà volevo dire che sei fantastico, Pigia Robot! Siete tutti belli! Tutti belli! Ai, non fatemi male! Bene, tenetevi il cristallo! È troppo imprevedibile per me! Ma ci rivedremo molto presto, Pigia Pesti! Il mio cristallo! Falene, prendeteli! Non penso proprio! Vento da super gufetta! Scudi da super geco! Ritornerò a prendere il mio cristallo, Pigia Pesti! Ci hai salvati, Pigia Robot! Adesso rimettiamo il cristallo al suo posto. Ecco, e sono tutti sani e salvi. Non ce l'avremmo fatta senza di te, Pigia Robot. Sì, ti abbiamo chiesto di rimanere al quartier generale, ma se non fossi intervenuto, ci saremmo trovati nei guai.
Grazie. E grazie per aver migliorato la sicurezza. Non credo che Romeo riuscirà più a teletrasportarsi qui. Super Pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Mostriamo al nostro amico che significa avere il controllo dei propri poteri. Gupetta? Vento da Super Gupetta! Ehi! Che cosa succede? Che cosa stai facendo? Voglio solo farti vedere come uso i miei poteri! Gecko! Muscoli da Super Gecko! Quanto mi gira la testa! Ehi! Ma dove è sparito? Sono proprio qui! Come avete fatto ad imparare a fare tutte queste cose? Allenamento! Come vedi, abbiamo tutti poteri diversi, quindi abbiamo imparato ad usarli nel miglior modo possibile. Devi solo allenarti! Perché con la pratica raggiungerai il controllo! Devo ammettere che siete proprio fortissimi! Forse ho ancora un paio di cosette da imparare. Siamo felici di averti dato una mano. Grazie, ma ho ancora una certa faccenda da sistemare. Ah, finalmente era ora! Forza, andiamo, mini ninja, adesso siamo liberi! Direi che ho visto abbastanza formicadilli stanotte! Ecco qui! Ora ho riparato a tutti i danni che ho fatto. Ci vediamo in giro, Super Pigiamini! Direi che l'abbiamo convinto. Lo spero proprio. Non vorrei mai averlo come nemico. Super Pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Che sentiremo ancora parlare di Arma Dylan. Veloce, Robot, prendila! Un lancio perfetto, padrone! Cosa? Oh no! Non direi proprio che fosse perfetto! Oh, scusa, è stata forse colpa mia! Robot, non rimanere lì impalato! Va a riprenderla! Sì, padrone! L'ho presa, ragazzi! Oh no! Cosa? Gecko! Fermati! Presa! Gufetta! La prendo! Mia! Che stile! Bella mossa, Gatto Boy! Bel passaggio, Gecko! È il momento di mostrare quanto valgo! Attento, padrone! C'è ancora una cosa che voglio rendere invisibile. Scegli me! Scegli me! Gecko, il cartello! Subito! Dov'è? Dov'è finita? Dove potrà mai essere? Robot, non rimanere lì impalato! Aiutami a cercare la pistola invisibile! Ma, padrone, la pistola è invisibile! Sono davvero stanco di sentire le tue scuse! Aiutami a cercarla! Obbedisco ai tuoi ordini, padrone! Ma allora ce l'avevi tu! Grandioso, ora me ne occupo io! Se vai a cercarla, Romeo! Robot! Sì, padrone! Non avere poteri ha anche i suoi vantaggi! Sì! Il raggio di Romeo non ha effetto! Forse non c'è più niente da rubare! Anzi, meglio! Mi hai salvata senza i tuoi superpoteri! Molto eroico, secondo me! Hai ragione! Questo è il momento dell'eroe! Con o senza i poteri! Levati di mezzo, gattino! Ah-ha! No!
aspirapoteri ha chiuso, Romeo! Robot! Aiutami! Arrivo, padrone! Serve aiuto? Dai, la bua! Sai, sei stato troppo duro con Robot! Questa ti sta proprio bene! Muscoli da Super Gecko! Oh, oh, ai! Che male! Errore, 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 errore! Sì! Ti salverò, padrone! Oh, no! Ai! Mi rimarrai segno! Mi sento di nuovo me stesso. Cosa? Ho dei super raggi felini? Super Gecko! Sono invincibile! Piume da Super Gufetta! Che meraviglia! Quel cristallo ci ha dato nuovi poteri, Gecko! E sono straordinari! Ed è tutto merito di Pigia Robot! Non illudetevi che sia finita qui, Pigia Masks! Sì! Pigia Robot! Di notte salviamo la situazione! Ho mandato all'aria tutto, ragazzi. Vi avevo promesso che avrei protetto tutti i carri. Invece ho pensato solo alla mia lucertola. Questo è lo spirito del carnevale. E allora salviamo il carnevale. È il momento dell'eroe. E come? Sei attaccato alla lingua della lucertola. Smettila! Tu non sei un cero pirata! Mi avranno anche bloccato qui, ma so come liberarmi. Gufetta, premi il bottone con le tue piume da Super Gufetta. La lingua della lucertola rientrerà e mi libererò. Ma è sotto il controllo di Romeo. Lui lo premerà di nuovo. Colpisci l'antenna sui suoi occhiali, così non potrà più controllare nulla. Piume da Super Gufetta! Basta, hai piegato la mia antenna! Sono libero! Andiamo via da qui! No, prima le cose importanti. Devo liberare te e Gatto Boy. Muscoli da Super Gecko! Ora dobbiamo togliere tutti i dispositivi e poi sbarazzarci di quei brutti ninja pirati! State indietro, pigiamini d'acqua dolce! Vento da Super Gufetta! Fermiamo la nave dei ninja pirati! Più veloce! Un carro mi basterà! Lo trasformerò in un robot e conquisterò il mondo! No! Ormai è diventata la mia nave pirata! No! Perché ci siamo fermati? Il semaforo è rosso, ma stai scherzando! Certo che conosco le regole! Col verde passi, col rosso ti fermi! E vieni catturato! Ecco fatto!
Ma non è possibile! Come facevate a sapere che sarebbe diventato rosso? Grazie al Peggio Robot, che controlla tutti i semafori! Battuti da un misero semaforo! Jaco, che stai facendo? Dov'è il mini robot? Qui, con i colori dei pigiamasks! Gli piace stare qui. Ha guardato altre foto, controllato i nostri velivoli, esplorato il quartier generale. Esplorato il quartier generale? E se Romeo dovesse tornare a controllarlo? No, l'abbiamo noi il suo telecomando. Ne ha costruito un altro. È molto più grande. Ma lui vuole stare con noi. Quando quell'aggeggio sarà attivo non potrà più scegliere. Dovrà obbedire ai comandi di Romeo, che gli ordinerà di distruggere la nostra base. Distruggere la nostra base? Se vogliamo tenerlo con noi, dobbiamo evitare che quel telecomando funzioni. Ma se Romeo riuscisse a telecomandarlo, noi contrasteremo i suoi comandi con questo. Cioè un telecomando contro l'altro? Beh, meglio di niente. Andiamo! Ok, ma... Sì, lo so, è bella la gattomobile. Credo che ci convenga prendere in squadra Pigia Robot. Secondo te Romeo riuscirà a telecomandarlo? Spero di no, ma dobbiamo assicurarci che Pigia Robot rimanga uno dei nostri. Jackie guizzanti, è enorme. Resta qui, piccolo. Bene. Allora, Gatto Boy, tu con la tua gatto velocità... Oh no! È attivo! Sta per... Telecomandare qualcosa? No, ho soltanto generato un buon vecchio campo di forze. Ma ti abbiamo sentito dire che... Un super telecomando per robot. Sì, fa parte del piano come il mio mini robot, che è così carino e adorabile. Sapevo che l'avreste voluto con voi e così... Ho costruito un finto telecomando che mi è servito soltanto per ingannarvi! Il metamorfo animalizzante! Con questo posso trasformare chiunque nell'animale che voglio! Bene, ma a che scopo? Sapete, ho sempre desiderato avere uno zoo. E... Robot voleva un cucciolo. Così ho pensato, trasformerò gli abitanti della città in animali! Oh, è vero! E quando avrò finito, conquisterò il mondo! Noi non te lo permetteremo! Oh, davvero? Mi piace il gatto Gatto Boy, padrone! Posso tenerlo? Posso, ti prego! Oh, perché no? Ma dovrai prendertene cura come si deve, capito? Nutrirlo, pulire quando sporca... Bleh. Lo farò, padrone, lo giuro! Romeo, fammi tornare umano, subito! Dopo aver promesso un gatto al robot? No, dammi un altro po' di tempo e aggiungerò anche una lucertola e un gufo al mio zoo! Jaco, Jaco, Jaco! Vado a riprendere Gatto Boy! Che cosa fai? Vuoi fare la lucertola tutta la vita nello zoo di Romeo? Serve un piano! Oh, siamo amici, sì! Massima mossa, robot! Superpoteri o meno, sono abbastanza veloce da poter scappare! Oh, mamma! Pigia Robot, fra 3, 2, 1, pronti al lancio! Ok, Pigia Robot, avvia la trasformazione! Adesso!
fermata la luna. Vediamo cosa può fare questo giocattolo. Sicuri che sia necessario arrivare lassù? Voglio dire, se quello di Lunetta è solo un bluff, stiamo lasciando incustodita tutta la città. Non possiamo rischiare, Jaco. Che cosa ne è del tuo spirito d'avventura? Sarà emozionante. Chissà che ci aspetta lassù. È proprio questo il problema. Ok, Jaco, hai già impostato la rotta? Jaco? Eh? Ah, sì. La rotta è tracciata, tutto a posto. Sarà tutto completamente diverso quando sarò sulla luna. Con i nuovi poteri nessuno potrà più fermarmi, neanche i super pigiamini. Oh, che strano, un razzo a forma di totem. Un momento, cosa? Ah! Il Luna Magnate è davvero incredibile! Andiamo! Ah! Ehi! Fermati! Oh? Il robot vince! No! Sì! Oh, e ora come esco da qui? Finalmente! Cerchi di scappare, eh? Ora vedrai da che parte stanno i tuoi amici! Super pigiamini! Super pigiamini! Ho trovato Romeo laggiù! Gatto Boy Jaco! Sono io! Quello lì è Romeo! È un travestimento! No, è lui! Romeo è un vero genio del male! Ovviamente ha avuto l'idea di travestirsi da me! Se sei gufetta, perché eri nel laboratorio? Infatti! Per tutti i baffi felini, è davvero un travestimento convincente! Ragazzi, credetemi, sono io! Attenti! Ah! Ferma lì! Ah! No! Ci ha salvati! È lei la vera gufetta! Romeo non l'avrebbe mai fatto! Il mio piano ha funzionato! Biglietto di sola andata per la luna! Cosa? Non tornerete mai più! Niente malvagi, niente eroi! Finalmente conquisterò il mondo! No! È incredibile che ci abbia ingannati con quel travestimento! E siamo stati così cattivi! Non è tardi per essere eroi! Hai ragione! Che cosa farebbe la bella saetta? Che farebbe Gufetta? Ecco, mi serve qualche suddito fedele che mi veneri. Beh, utilizza quella bacchetta e fa comparire i tuoi sudditi. No, non funziona così, palla di pelo. Immagina se tutti quelli che conoscete e amate fossero forzati a diventare qui sulla luna miei sudditi per l'eternità! Non ci contare. Ah, sì? E chi è che mi fermerà? Tutti noi. Davvero? E allora buona fortuna! Sono qui! Non vi preoccupate, vi faccio uscire da lì in un attimo! Super Jaco Mimetismo! Sta attento, Jaco! Ehi! Chi va là? Allontanati, Jaco! Oh, beh, guarda un po' chi c'è! Oh, che meraviglia! Presto potrò mettere in mostra la mia raccolta di super pigiamini in questa mia splendida fortezza! Spero che la tua nuova casa ti piaccia, Jaco! Aspetta! Come sarebbe a dire? È molto semplice! Tu e i tuoi amici sarete mostrati ai miei fedeli sudditi come il mio più grande premio! Fedeli sudditi? Lasciamo perdere! Ora, fermo lì, lucertolina! Oh, no! Non mi lascerò catturare! Lo vedremo! Corri, Jaco, scappa! Guardate! Per tutti i baffi felini!
Tentacoli? Sarà una strana specie di piovra? Le piovre non vivono nei canali. E quei tentacoli lucidi sembrano di metallo. Braccia di robot! Romeo e il suo robot sono sott'acqua! Quelle strane braccia sono ovunque e rubano di tutto! Prendono tutti i veicoli! Forza, vieni anche tu, Pigia Robot! Se le braccia di robot sono ovunque, ci dobbiamo essere anche noi! Il che vuol dire anche sott'acqua! Vedere, Pigia Robot! Sott'acqua sono nel mio ambiente, sarà facile come immergersi in un bicchiere d'acqua! Attenzione, ragazzi! Sono di metallo. Perché il robot le vuole? Devo tornare sott'acqua e scoprirlo. Vai, Geco, fa vedere che cosa sa fare il signore degli abissi. Noi faremo il possibile da terra. Indizio numero uno. Cresce nell'acqua e nell'aria risplende. Il suo sbocciar da questi due elementi dipende. Ah, un altro indovinello. Qualcosa che ha bisogno di aria e di acqua per sbocciare. Un fiore! Sorvolerò la zona per cercarlo. Vado. Uno splendente fiore di loto! Sì! Bravissima! Grazie! Forte la mia discesa impicchiata! Niente male, eh? Mi sto divertendo! Qual è il prossimo indizio? Una specie di mappa del tesoro ninja e una stella ninja in un punto preciso! Meglio trovarla prima che i mini ninja distruggano la città! Le mie super ali saranno utili! O dovrei dire... super utili! Chi è la grande gufetta? Io! Trovata! La stella ninja! Forza, ragazzi! Dritti per Main Street e poi a sinistra! Aiuto, che spavento! Dunque avete capito il primo indizio! Fortuna del principiante, non vincerete mai! Ah, se solo i mini ninja avessero le ali! Oh. Hai notato che i mini ninja non stanno neanche provando a capire gli indizi? Sì, si limitano a seguirci. Perché pur di vincere tentano di imbrogliare. Andiamo! Sei sicura che sia il posto giusto? Assolutamente sì! Super gatto velocità! Dentro non c'è! Chissà, forse è sotto? Siamo arrivati prima noi! Super gatto velocità! Muscoli da super Geco! Sì! Brava la pennuta, eh? Ma... Ehi, smettete di litigare! Ha iniziato lei! Non dovremmo concentrarci sul fermare il piano di Romeo. Ma qual è il suo piano? Non so, le falene non hanno capito bene. Lo chiamava Progetto Briciole di Luna. Briciole di Luna? Sembra un biscotto. Comunque sia, tranquilli. Ho seminato Romeo con un trucco. Trucco? È lui che ti ha imbrogliata! Certo che sì! Con il mio indicatore di posizione ho fatto finta di perdervi, ma vi ho tenuti sempre sotto controllo! Portate via il Luna Board e il magnete! Noi fermeremo il robot! Super gatto balzo! Ehi! Via dal mio posto! Ai, che male! Dobbiamo farlo bene stavolta!
mai! Oh, Luna, hai perso i tuoi poteri, ma nessuno prenderà i miei! Andiamo! Dobbiamo fermare Romeo e il suo piano biscottoso! Lunetta, puoi cercare di non infastidire Gufetta? Oh, ci proverò! Sta calma anche tu, Gufetta! Essere in missione vuol dire saper gestire momenti difficili! Ma è lei la persona... difficile? Ok, ok, ho capito! Fermare Romeo, questa è la missione! Punto primo, dobbiamo smettere di scappare da lui e affrontarlo! Così potremo fermarlo! Mi piace! Per farlo, bisogna trovarlo! Bene! Questo vuol dire... vista Gufetta! No, meglio le mie falene! Come? Con la vista Gufetta vedo tutto! Le falene vedono meglio! Che strano! Non hanno toccato lo shuttle! Andiamo a dare un'occhiata! Per tutti i rettili! Guardate chi c'è! Sì, molto divertente! Fateci scendere, forza! Perché? Non è bello stare lassù? Io direi di lasciarli così! No! Ehi, ma si può sapere come siete finiti lassù? È tutta colpa sua! Le sue falene mi hanno rubato le palle appiccicose! E i suoi mini ninja mi hanno rubato il Luna Magnete e il Luna Board! Hanno organizzato una rivolta contro di noi! È normale, visto il modo in cui li insultate e li maltrattate. Mi sembra come un film, la vendetta dei ninja falene! Ora però fateci scendere, va bene? Oh no, sono tornati! Presto, fateci scendere! Ma non ci metteremo certo ad aiutarli, vero? Quei due sono i cattivi, l'avete dimenticato! Avanti, Jacko, siamo eroi, aiutiamo sempre chi è in difficoltà! I ninja falene fanno sul serio! Attenti! Tranquilli, ragazzi, ci penso io! Muscoli da Super Jacko! Super Pigiamini, noi siamo ancora qui! Sì, giusto! Bisogna farli scendere! La situazione è pericolosa! Ali da Super Gufetta! Super Gatto Velocità! Ecco, siete salvi! Contenti? No! Quegli infidi ribelli hanno ancora le nostre cose! Se sono vostre, allora andate a riprendervele! Stai scherzando? Ma non hai visto quanti sono? Una palla lunare! Ciao, Pigiamini! Che state combinando? Non dire nulla! Il solito giro di perlustrazione per combattere il crimine notturno! Invece a me sembrava che stesse andando in un posto preciso! No! Noi stavamo solo facendo un giro! Dobbiamo tenerla lontana dal museo! Magari... mostrandole qualche mossa! Forte! Ehi, Lunetta! Vuoi giocare? Va bene! Che cos'ha questa palla? Energia lunare! Non riesci a prenderla, pennuta? Ha preso la scossa! Fate presto! Jacko! Sulla collina, a triangolo, le statue sistemate saranno. E a mezzanotte, la notte del gatto inizierà. Questo modo di parlare sa un po' di vecchio. Questo libro deve essere stato scritto centinaia di anni fa. E se fosse solo una favola, la gatto abi... gatto abi... Hai sentito anche tu? Voci di gatti del passato. Lo sapevo che era vero. La mia gatto velocità sarà 5 volte più forte. Potrò vedere al buio. Otterrò dei baffi super sensibili. Parlerò l'antica lingua del mio golio. Esiste una lingua del genere? Oh, certo che esiste. Prendi le statue. Nascondile. Super Pigiamini, che state facendo? Niente di speciale, vi guardiamo giocare. Vuoi provarci tu, gatto boy? Oh, veramente adesso non posso, Gufetta. Sono impegnato con la... gatto abilità. Magari vuoi fare una partita tu, Jacko. Io? Non lo so. Sembrerebbe... elettrizzante.